Ecomondo 2013, siamo con Gianluca Bertazzoli, responsabile comunicazione di Corepla. Ovviamente parliamo di riciclo della plastica. Degli imballaggi in plastica. Quali sono, se ci sono, degli anelli deboli della filiera che potrebbero essere migliorati secondo lei? Ma la grande sfida di questo momento, e non solo di questo momento, ormai qualche anno, è quella della qualità. La raccolta è aumentata tantissimo e continua a aumentare. Oggi bisogna concentrarsi particolarmente sulla qualità della raccolta, perché ricordiamolo sempre, la raccolta è solo uno strumento che serve per riciclare, e per riciclare bene ci vuole una raccolta di buona qualità. E Corepla sicuramente questa qualità riesce a comunicarla moltissimo con le sue campagne. Qual è la vostra strategia di comunicazione? Ma la strategia è molto semplice. Noi riteniamo che il cittadino, e sappiamo che il cittadino è molto ben disposto e molto disponibile, vuole essere rassicurato, vuole sapere dove va a finire il suo sforzo, quindi la raccolta in che cosa si trasforma, perché giustamente non è banalissimo sempre sapere la plastica dove va a finire e com'è la trasformazione, e poi vuole essere aiutato a fare bene la raccolta. Per questo noi puntiamo molto anche sulla comunicazione locale. Voi avete visto in televisione la comunicazione nazionale istituzionale, ma c'è dietro anche un grande lavoro di comunicazione sul territorio che segue proprio i cittadini dei vari comuni, delle varie città italiane, per aiutare a fare bene la raccolta differenziata. Questo sicuramente per quanto riguarda i consumatori. C'è una strategia diversa invece per pubbliche amministrazioni e aziende? Il cittadino consumatore e le amministrazioni per certi versi vanno di pari passo. La raccolta viene organizzata e gestita dai comuni e dalle loro aziende. Quindi da quel lato c'è una continuità stretta tra comunicazione al cittadino e collaborazione con i comuni, quindi con le istituzioni locali e le loro aziende di servizi, per aiutarli a fare la raccolta e a farla al meglio possibile. E ricordo anche che noi paghiamo ai comuni dei corrispettivi per la raccolta differenziata a copertura dei maggiori oneri sostenuti, che sono anche molto sostanziosi, perché sono stati 170 milioni di euro nel 2012. Quindi al di là del fatto economico, poi c'è questo lavoro per aiutare amministrazioni a lavorare sempre meglio. Senta, dagli Stati Generali della Green Economy sono stati elaborati 10 punti per un Green New Deal anche in Italia. Quali azioni per il vostro settore? Ma indubbiamente l'economia del riciclo è un'economia con delle potenzialità enormi. Ancora inesplorate in parte. Ricordiamo sempre che dietro alla raccolta differenziata c'è una filiera industriale. Noi ci teniamo molto, e anche nella nostra commissione istituzionale questo emerge tantissimo. Dietro alla raccolta differenziata, che è un atto diciamo di civismo, c'è poi tutta una filiera industriale, che è una filiera che fa parte integrante del processo della green economy, e questa filiera deve crescere e può crescere in Italia. L'Italia ha delle eccellenze in questo senso e che vanno sviluppate e possono essere molto importanti per l'economia del paese. Da Ecomondo 2013 è tutto.